E in tutti i grandi visionari, Tommaso Campanella, La Città del Sole, Tommaso Moro, cioè, tutti i grandi visionari, l'utopia, l'isola che non c'è, Oscar Wilde, tutti i grandi visionari al centro di tutte le loro utopie mettevano il lavoro, 3-4 ore al massimo di lavoro, perché c'è il lavoro e poi c'è la tua vita. E allora, ma vi sembra possibile? Abbiamo passato 100 anni a meccanizzare ed automatizzare il lavoro per sgravarci dalla fatica e continuiamo a fare gli stessi orari di lavoro di 100 anni fa. Un contadino 100 anni fa produceva tanto mangiare per 3 persone, oggi lo stesso contadino produce mangiare e cibo per 150 persone e lavora sempre le stesse ore di 100 anni fa. C'è qualcosa che va cambiato nella nostra testa. E allora bisogna vedere qual è il tuo quanto basta. Allora la Svezia lascia le energie fossili, la Norvegia l'ha già fatto, c'ha l'idroelettrico, mette tutti i fondi. La Norvegia sta mettendo tutti i fondi che ricava dal petrolio in un fondo per le nuove generazioni, per cui le nuove generazioni devono avere un reddito universale. Ognuno deve nascere con un reddito e poi decide lui se lavorare, quanto lavorare, che tipo di lavoro fare, mettere al centro l'individuo, non il mercato, l'individuo. Guardate che non è un'utopia, sì, è un'utopia, ma lo stanno già facendo.